Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video perché vedo sempre più spesso su internet delle proposte per il cosiddetto fotovoltaico da balcone. Ora ti vado a spiegare perché questa soluzione è conveniente soltanto per chi ti vende il pannello. Faccio una precisazione. So benissimo che ad oggi, se vivi in condominio come sottoscritto, non è così facile avere un impianto fotovoltaico. Ci sono delle grosse novità, nel senso che con l'uscita delle comunità energetiche c'è stata una grossa spinta verso il fotovoltaico anche per le abitazioni dei privati che vivono in condominio come noi. Però c'è un però. A prescindere da quello, noi che viviamo in condominio per legge abbiamo diritto ad installare il nostro fotovoltaico. Ovviamente lo spazio sul tetto è limitato e non permetterebbe che ogni famiglia metta il proprio impianto fotovoltaico. Però per esperienza ti posso raccontare questo. All'interno del mio condominio, su una decina di famiglie che siamo, credo di essere l'unico che in questo momento è super determinato ad avere il proprio impianto fotovoltaico. Quindi, nel momento in cui io vado a installare il mio impianto fotovoltaico, non utilizzerò soltanto i millesimi che mi spettano di diritto, ma chiederò ai miei vicini di avere uno spazio extra, fermo restando che mi impegnerò nel momento in cui anche loro dovessero installare a togliere dei miei pannelli per lasciare loro lo spazio per il loro impianto che gli spetta di diritto. Spero di essere stato chiaro su questo aspetto. Comunque, se è un argomento che vi interessa, vi prego di segnalarmelo e farò un video specifico. Ora, cosa voglio dire? Perché no al fotovoltaico da balcone? Per due ragioni essenziali. La prima, la sicurezza. Perché quando sento parlare di fotovoltaico fai da te, nonostante sia una cosa che seguo per passione dal 2009, mi rendo conto che una persona che non ha tutti i requisiti tecnici e non ha le certificazioni che lo Stato richiede per poter installare un fotovoltaico, qui non si tratta di burocrazia, si tratta di sicurezza e buon senso. Rischia veramente di fare dei grossi danni installando il fotovoltaico seguendo magari un tutorial su internet e mettendosi un pannello sul fotovoltaico sul balcone, perché comunque quel pannello, se io non sono in grado di fare le cose completamente a regola d'arte, può diventare un qualche cosa che prende fuoco. E se mi prende fuoco il pannello che ho sul camper, è un problema relativo, perché posso velocemente toglierlo e intervenire. Se mi prende fuoco il pannello fotovoltaico che ho sul balcone di casa, sia per dimensioni sia per dove è localizzato, magari domare l'incendio potrebbe non essere così semplice. Quindi il primo motivo per il cui io ti dico lascia perdere al fotovoltaico da balcone è questa, la sicurezza. Chi ti vuole vendere un pannello ti propone dei pannelli che ormai i cinesi vendono soltanto ai camperisti o ai paesi del terzo mondo. Delle schifezze che io, mio cliente, mi vergognerei anche soltanto di far vedere. Loro però te le vendono facendotele passare come il non plus ultra del fotovoltaico. A te che rispetto parlando, magari ti stai avvicinando all'argomento ma non sei ancora del mestiere, non hai la piena competenza di quello che il mercato può offrire. Quindi questo è il primo aspetto: sicurezza e rapporto qualità prezzo, aggiungo. Ma la terza cosa riguarda la produttività. Ti faccio proprio dei conti chiari che poi cercherò di scrivere a mo' di sottotitolo sullo schermo per spiegarti il perché non convenga avere il fotovoltaico sul balcone. Premesso che, come ho detto, chi vende queste soluzioni di solito vende delle ciofeche di pannelli
che se fanno 200 watt di energia è già tanto. Io però sono una persona ottimista che dà il beneficio del dubbio. Poniamo il caso che tu decida di installare un pannello fotovoltaico di ultimissima generazione sul tuo balcone e che questo ti produca come picco 400 watt. 400 watt di energia di un pannello in 12 mesi significa che il tuo pannello produrrà 480 kWh. Tradotto in denaro rispetto a quello che risparmi, a quello che è il prezzo odierno dell'energia elettrica, che è di circa 33 centesimi a kWh, significa che con questo tuo intervento potrai risparmiare 158,40 euro in un anno. Con il pannello fotovoltaico sul balcone risparmi 158 euro all'anno. Tu dirai, non sono da buttare via, ci mancherebbe. Bisogna vedere sempre però il rapporto qualità-prezzo e i reali vantaggi che questo tipo di intervento porta al tuo portafoglio e alla tua famiglia. Vediamo invece se io mi rivolgo ad un'azienda qualificata e chiedo di installare un impianto fotovoltaico da 3 kW, che è quello che normalmente ad uso domestico per una famiglia normale è sufficiente, a meno che tu non decida di convertire completamente il riscaldamento della tua casa con una pompa di calore e quindi tu faccia andare tutto in modalità elettrica. Questa è una cosa che naturalmente ti consiglio, però normalmente non succede ancora. Quindi si dice che di base 3 kW siano sufficienti per un'abitazione, tenendo conto che poi viviamo in un condominio e quindi abbiamo uno spazio limitato, a meno che i nostri vicini, non utilizzandolo, non ci cedano almeno temporaneamente una parte del loro spazio che al momento intanto non stanno usando, i 3 kW per iniziare mi sembrano una taglia giusta. Ora, 3 kW di energia elettrica, di impianto fotovoltaico scusa, producono all'anno circa 3600 kWh. Tradotto al prezzo attuale dell'energia elettrica, che ricordiamo sono 33 centesimi al kilowattora, significa che in un anno risparmieresti 1188 euro. 1188 euro contro i 158 che dicevamo prima. Ora, ovviamente c'è una grossa distanza, però tu mi dirai, l'obiezione è facile, sì, ma questa cosa costa un impianto fotovoltaico tradizionale da mettere sul tetto? Te lo dico subito. Io ho preso un preventivo che l'azienda per la quale lavoro ha fatto di un impianto da 3 kW a regola d'arte, utilizzando materiale di buona qualità e facendo le cose in maniera perfetta, compresa tutta la parte burocratica di gestione che va fatta. È compresa naturalmente l'installazione fatta da dei tecnici professionisti e non da noi due. Ora, il preventivo era pari a 6.400 euro. 6.400 euro, però in questo momento abbiamo diritto allo sconto in fattura, che come sai ci sconta il 50%. Quindi il nostro impianto fotovoltaico lo paghiamo 3.200 euro più IVA, e l'IVA è al 10%. Fermiamoci però all'importo di 3.200 euro per comodità. Noi spendiamo 3.200 euro e ne risparmiamo 1.188 già al primo anno, quindi in tre anni siamo rientrati del nostro investimento. Abbiamo una produzione di energia elettrica che copre almeno l'80% dei consumi della nostra abitazione, e in più abbiamo lo scambio sul posto, perciò l'energia che immettiamo in rete ci viene rimborsata dallo Stato tramite GSE SPA. Ho fatto tutto questo discorso in cui riassumo, ti sconsiglio il fotovoltaico da balcone, ma ti consiglio, con gli incentivi che ci sono oggi, l'impianto fotovoltaico tradizionale anche in condominio. Fammi domande, metti mi piace, seguimi. Ciao a tutti da Marco Fai, il tuo esperto del fotovoltaico. Ciao!